Un omaggio ad Aldo Fabrizi da parte di un grande protagonista della romanità. Maurizio Mattioli è in scena al Teatro Nino Manfredi con E qua so io. Come ti è venuto in mente l'idea di questo spettacolo? Per Maurizio, perché Maurizio ha, come sappiamo, ereditato il ruolo da Fabrizio di Mastro Titta, ma in qualche modo incarnando un certo tipo di romanità e di rapporto con la gente, col pubblico, che era molto affine ad Aldo Fabrizi, a quello che aveva Aldo Fabrizi. Tant'è che il sottotitolo del testo, che poi alla fine è stato un po' mangiato dal titolo E qua so io, era ed è un Maurizio di nome Fabrizi. E qua so io perché in alcuni momenti di fatti Fabrizi si sveste del suo soma di Fabrizi e torna a essere quel Mattioli che lo racconta, ma essenzialmente raccontiamo Fabrizi, lui racconta Fabrizi anche quando è Mattioli una specie di ospite nella storia di Fabrizi. Resta me il più malandrino che c'hai, Roma, Arece, Mermocolo, stasera. Aldo o Maurizio, come ti chiamo? Bah. Se mi chiamassi Aldo sarebbe il massimo, vuol dire che io questo spettacolo l'ho proprio, come dire, criptato solo per me. Chiamami Maurizio con propensioni, verso Aldo. Fabriziana. Fabriziana. Dai, questo è. Mi chiamo Gigi, sono bello, sono carino, sono parecchino, eccolo qua. Come è stato? Bello. Come è stato? Abbastanza bello, un bel ricordo di Fabrizi. Come è stato? Bello, molto emozionante. Sì. Bel ricordo di Fabrizi. Un bel ricordo di Fabrizi, fedele. Ci fai un saluto? Ebbe saluto come... Aldo avrebbe salutato così, si è un po' affaticato dopo la bagnata di spaghetti, e come Mattioli vi saluto, vi dico ciao e buon divertimento. Comicità di stampo tipicamente romano in uno spettacolo che rimarrà in scena fino al prossimo 22 aprile dal Teatro Nino Manfredi di Ostia per Canale 10. Alberto Tabir.